Ciao a tutti. Allora, in questo quarto video, come vi dicevo, andremo a installare il modulo di Spotify e andremo ad installare anche un modulo preso da GitHub che va a verificare lo stato del sistema del Raspberry, che si chiama MM System Stat. Allora, procedendo per ordine, partiamo dal modulo di Spotify. Allora, il modulo di Spotify è un modulo che permette di visualizzare la canzone in riproduzione sul nostro account di Spotify, appunto, il tempo trascorso del brano, l'immagine della copertina del brano e addirittura il dispositivo dal quale stiamo riproducendo la musica. Nel caso in cui ovviamente abbiamo installato Raspotify sul nostro Raspberry, la musica potremmo sentirla direttamente nello specchio stesso. Tuttavia, per Raspotify bisogna utilizzare un account di Spotify Premium e non sarà il caso che vedremo oggi. Allora, per andare ad installare tutto quello che abbiamo detto adesso, iniziamo con i comandi appunto basilari. Allora, intanto iniziamo ad entrare nella directory del Magic Mirror, quindi cd Magic Mirror. Ok, successivamente digitiamo cd modules, quindi andiamo nella directory dei moduli. Ok, e successivamente digitiamo da GitHub la seguente stringa: git clone https due punti barra barra github.com. Su GitHub è presente questo modulo, tuttavia non è così intuitivo da installare, quindi preferisco farvi vedere tutti i passaggi. Slash arrivo slash now playing cazzo, ho dimenticato on Spotify punto git ed andiamo ad eseguire questo comando. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo entrare nella cartella di Spotify. Quindi cd, facciamo un copia e incolla qua. Copia. Per forza mi prende fanculo. Scusate. Ok. E alla fine npm install. Ok. Lento, però ce la dovremmo fare. Questo modulo è molto interessante per avere le visualizzazioni dei brani che si stanno ascoltando. Come dicevo nel precedente video, è un modulo che permette di visualizzare appunto quello che si sta ascoltando su Spotify. Ad esempio, delle persone che conosco che hanno costruito questo specchio, lo hanno installato in bagno e hanno tutte le informazioni mentre si stanno facendo la barba dei brani che stanno scorrendo appunto nel loro account. Diciamo che è utile giusto a titolo di scena, non è un modulo che ha un'utilità lavorativa. Tuttavia è interessante perché comunque con qualsiasi account o meglio con qualsiasi dispositivo collegato all'account di Spotify, comunque le informazioni che vengono fornite sono
da dove proviene appunto la musica. Allora, forse ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, vabbè, anche qui è da aggiornare. Va bene. Ok, allora, dopo aver fatto ciò, dobbiamo recarci sull'account di Spotify nell'area Develop. Quindi io ce l'avevo già aperta. Ok. Perfetto. Allora, dobbiamo creare una app, quindi clicchiamo su OK, mettiamo come creazione specchio, ok, applicazione, descrizione dell'applicazione Spotify sullo specchio, mettiamo OK. Allora, successivamente, vabbè, che permesso, va bene, creiamo. Ok, è stata creata la nostra applicazione. L'unica cosa che devo fare adesso è vediamo. Allora, client ID, edit setting. Ok, allora. Back to dashboard. Allora, non capisco perché non mi fa show client secret. Ok, perfetto, abbiamo tutti i dati che ci servono. Ovviamente questi dati li ho oscurati nel video perché sono dati personali, tuttavia se seguite questi passaggi li vedrete tutti. Quindi adesso che cosa facciamo? Dobbiamo andare a settare l'URL. Ok, quindi Edit setting e andiamo a settare con questo indirizzo. Barra barra local host 2.888 callback. Perfetto. Ok, salviamo il tutto e chiudiamo. Allora, adesso torniamo sul terminale. Perfetto. Dentro la cartella dobbiamo digitare questo comando. Cd auto re. Ok, perfetto. E successivamente node app. Perfetto, quindi dovremmo trovarci. Allora, facendo una prova, adesso andiamo sul nostro browser e digitiamo local host 2.888 e in teoria dovrebbe uscirci, perfetto, questa schermata qua. Dove qua appunto andiamo poi ad inserire il client ID e il client secret. Quindi andandoli a recuperare, allora my dashboard, quindi client ID è questo, perfetto, copia. Incolla e il client secret. Ok.
e autorizziamo l'applicazione. Quindi adesso accettiamo. Perfetto. E ci compare praticamente la stringa da inserire nel nostro file config.js per andare a far sì che il tutto funzioni. Come potete vedere, compare già in automatico il tutto, quindi con il client ID, client secret. Ok, allora adesso copiamo questa stringa, quindi copia. E andiamo a prendere il nostro bel file config. Quindi, ok, lo apriamo con il text editor Gini. Perfetto, andiamo a posizionarlo qua. Allora, Ctrl V. Perfetto. Un po' scomposto, però lo rimettiamo a posto subito. Chiusura e punto e virgola, la parentesi qua, ok, perfetto, dovrebbe essere tutto a posto. Ctrl S per salvare, chiudiamo. Dov'è che l'ha messo? Top left, quindi a sinistra. Perfetto, adesso andiamo a vedere se effettivamente compare questo modulo. Quindi riapriamo un nuovo terminale. Allora, cd magic. Perfetto, e npm run start. Ok, sta partendo, perfetto. E come potete vedere, compare il logo di Spotify alla nostra sinistra in alto. Ora, se io con un dispositivo che ho qua faccio partire una possibile canzone, facciamo una prova. Vediamo se c'è una canzone decente, più che altro. Via lettore. Allora, vediamo se c'è qualcosa di decente, ma ho seri dubbi. Prendiamone, che ne so, una a caso. Top Hits Italia. Partiamo da questa. Ok, faccio andare. E come potete vedere, la canzone si sente dal PC, ovviamente, perché è collegato al PC. Infatti mi viene fuori web player Safari perché l'ho collegato al computer, non al mio altro account di Spotify, perché lo uso per l'altro, per il mio specchio. Però, come potete vedere, compaiono appunto le copertine, il titolo della canzone, chi l'ha fatta, l'album e la durata e da dove si sta trasmettendo. Facciamo una prova a cambiare canzone, così vi faccio anche sentire. Ok, abbiamo cambiato canzone. Metto in pausa e chiudo il player sul PC. In teoria scompare, o meglio, rimane il marchio Spotify, però non è ovviamente attivo. Ok. Ah, bene, c'è anche un aggiornamento, va bene, lo faremo dopo. Allora, adesso vi voglio far vedere anche l'installazione del modulo di stato del sistema, così poi chiudiamo il cerchio e chiudiamo anche il video.
Allora, intanto questo lo possiamo chiudere. Perfetto. Allora, per il modulo di sistema sono su GitHub. Avevo già aperto la pagina, quindi il modulo verrà configurato, sarà configurato in questo modo qua. Ok. Andiamo adesso ad installarlo. Quindi, solita procedura, apriamo il nostro bel terminale. Cartella Magic Mirror, ci siamo già dentro. Dobbiamo entrare nella cartella moduli, cd modul. Ok. Una volta dentro la cartella moduli, andiamo a copiare questo. Qui lo faccio molto più veloce perché, vabbè, è molto più semplice. Quindi copiamo questa. Ok. Perfetto, andiamo ad installare le dipendenze, poi una volta installata andiamo nella cartella proprio creata, quindi cd copia incolla, ok, siamo nella cartella, una volta fatto ciò andiamo a fare npm install, ok. Ok, una volta installato dobbiamo andare a modificare il nostro, vabbè, facciamo un git pull per vedere se c'è qualche aggiornamento del modulo. No, ok, perfetto, non c'è un tubo. Allora adesso andiamo ad installare proprio il nostro modulo effettivo. Quindi prendiamo il modulo che parte da qua. Vediamo se effettivamente parte da qua. C'è un errore in questo modulo, c'è una virgola qui nella chiusura della, come si chiama, della sintassi. Quindi fate attenzione se lo installate perché se no vi dà errore. Allora, quindi riprendiamo il nostro file config, Gini. Ok, apriamo Gini e andiamo ad inserire anche questo modulo. Quindi lo mettiamo qua. Ctrl V, allora come dicevamo c'era un errore di sintassi qua. Ok, perfetto. Questo qua è top center, quindi al centro. Metrica, ok, dovrebbe essere tutto a posto. Perfetto. Sì, salviamo. Ctrl S e chiudiamo. Ok, e andiamo a fare la prova per vedere se il tutto funziona. Quindi riapriamo un nuovo terminale. Perfetto. E vediamo se parte. Ok. Eccolo lì. Sì, si può anche un attimino regolare un po' meglio, nel senso che le scritte sono un po' grandi, poi vabbè, ovviamente è personalizzabile, se una persona lo vuole un pelino più piccolo come scrittura si può fare assolutamente. Però come potete vedere anche questo modulo è stato installato dove vengono indicata la temperatura della CPU, il carico di sistema, la memoria RAM libera, da quanto tempo è attivo il sistema che ancora però non me l'ha aggiornato e lo spazio avviabile sulla SD card. Ok. Niente, io con questo video ho finito. Ci sarebbero degli altri moduli un po' particolari da installare, tipo ad esempio il Google Voice piuttosto che l'Alexa, però sono un pelino più complicati e vedrò di fare magari dei video abbastanza, come dire, dedicati a questi temi, perché non sono proprio così, tra virgolette, semplici come questi che vi ho fatto vedere. Quindi io per il momento vi ringrazio di aver visto questo video. Se avete dei dubbi, delle domande, scrivetemi qualcosa nei commenti e cercherò di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete un like e vi ringrazio e vi auguro una buona serata. A presto con degli altri video. Ciao!